alcuni protestano contro l'utilizzo della plastica, altri contro il commercio dei combustibili fossili. L'obiettivo però è uno solo: salvare il pianeta dalle azioni nocive per il clima. Ma è anche la straordinaria convinzione ad accomunare la maggior parte o quasi di questi ragazzi, che a migliaia hanno sfilato venerdì mattina per le strade di Viareggio. Si ribellano per il loro futuro contro i potenti della Terra. Una consapevolezza che non va data per scontata in un'epoca in cui risulta più semplice accostare i giovani alla mania dei selfie e dei social. Vogliamo farci notare dalle persone che sono ai vertici di questo mondo, che continuano a ignorare il problema, ecco. Che ad esempio l'ONU ha fatto riunire capi di Stato e l'America, l'India, la Cina e la Russia non si sono... Cioè, io credo che tutti dovrebbero fare così nel mondo. Che tra 10 anni non si rimedia, l'essere umano sarà estinto e quindi ci dobbiamo pensare come. Vogliamo che il nostro futuro sia come quello che avevano prima. Assenti giustificati per un giorno, vogliono scuotere le coscienze, convinti di riuscire a farlo seguendo l'esempio della loro ispiratrice, Greta, della quale ammirano coraggio e determinazione. Simbolicamente insieme a lei, oggi erano in piazza per rivendicare, dicono, i propri sogni. Buonasera, buonasera e ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale di Botta e Risposta, approfondimento giornalistico di Noi TV, che torna con questa prima puntata della nuova stagione. E non potevamo non dedicare l'apertura di questa stagione al movimento che ha invaso anche le strade di Viareggio e della Versilia, come avete visto nello sciopero globale del clima che è andato in scena la scorsa settimana. La terza edizione, la terza volta di questa prova di forza e di coraggio dei giovani del territorio, che, come mostrano le immagini del servizio della collega Silvia Toniolo, ha sicuramente convinto anche i più grandi. E stasera di questo parleremo, cercando di capire come si è arrivati a questa mobilitazione, quale prospettiva in avanti c'è e quali temi sul piatto, naturalmente in scala locale e internazionale, dei cambiamenti climatici. Lo facciamo insieme ai nostri ospiti in studio, che vado a presentarvi, ringraziandoli da subito per la presenza qua stasera. Parto con il professor Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europe. Buonasera, grazie. Grazie di essere qua con noi, premio Goldman per l'ambiente, lo ricordiamo sempre nel 2013. Accanto a lei, professore, un bel gruppo di ragazzi, lo dico subito, li ringrazio per essere qua con noi stasera, studenti universitari che avrete visto anche alcuni nelle immagini, perché parte del movimento Fridays for Future Versilia. Li vado a presentare, parto da Giorgio Silicani, 22enne, studente di scienze politiche all'Università di Pisa. Buonasera Giorgio, grazie di essere qui con noi. E al tuo fianco Diletta Secco, 22enne anche lei, studentessa discipline dello spettacolo e della comunicazione all'Università di Pisa. Buonasera. E poi vado a salutare e ringraziare Viola Cinquini, 19enne, all'Università di Pisa, studia farmacia. Buonasera. Buonasera. Tutti insomma giovanissimi e impegnati in questa battaglia. Professore, io partirei dai ragazzi, parto da loro perché naturalmente, come lei ha visto, insomma, una grandissima mobilitazione, chiaro, non soltanto Viareggio ma tutto il territorio anche che ci circonda, Pisa, Lucca e tutta Italia e il mondo, per fortuna in quella mattinata ha protestato, anche se forse non è la parola più corretta da utilizzare. Parto da Giorgio e vorrei poi un intervento con tutti e tre. Abbiamo sentito anche alcune voci raccolte quella mattina, io credo che vi riteniate abbastanza soddisfatti del risultato raggiunto. Qual era la voce, il messaggio che doveva passare? Ti chiedo, parto da Giorgio, se alla fine il messaggio è arrivato secondo te. Io direi che anche rispetto alle volte precedenti abbiamo raggiunto anche un quantitativo, insomma, un numero di persone che sono scese in piazza molto più grande. Abbiamo visto che anche tante persone adulte si sono unite al movimento e secondo me voleva arrivare, ed è arrivato, è quello di una sensibilità che c'è tra le persone, una rinnovata, insomma, forza delle persone che erano dagli anni 60 al 68 le persone non scendevano in piazza per questioni climatiche, e qui abbiamo riportato in qualche modo questa questione ambientale tra le persone, quando invece era rimasta per troppo tempo in mano agli scienziati inascoltati. C'è stata poi Greta Thunberg che ha reso più popolare, passatemi il termine, questo argomento che sembrava solo accademico. Quindi il nostro contributo, diciamo così, è stato quello di riportare fra le persone una protesta, una manifestazione simbolica, soprattutto per chiedere ai grandi, chiamiamoli così, a chi sta ai vertici
del governo italiano, del governo europeo, del governo, dei governi internazionali, di smuovere, insomma, di fare qualche cosa, di andare oltre gli aspetti economici, non sempre economici, c'è anche altro. Insomma, questioni ambientali sono comunque legate al futuro, per cui insomma, il nostro interesse diciamo, è questo. Tanto vediamo ancora alcune immagini e ci fanno capire come siano state coinvolte un po' tutte le generazioni scolastiche, no? Siamo partiti anche dalle elementari addirittura medie e poi naturalmente le scuole superiori che forse erano la parte più massiccia, anche qualche sigla sindacale poi aderito alla manifestazione e allo sciopero globale. Diletta, varie generazioni che hanno dato lo stesso messaggio per ispirarsi, ispirandosi naturalmente a quello che è stato il messaggio apripista di Greta Thunberg. Cosa è emerso secondo te da quella mattinata? Che resterà da poter coltivare? Sì, sicuramente è emersa forse una maggiore consapevolezza e molti anche studenti che hanno partecipato, sicuramente non tutti con la stessa sensibilità, ma io credo che sia stato lezione anche di aiuto per comprendere maggiormente e per avere consapevolezza dei problemi che veramente ci sono e che noi dobbiamo soprattutto affidarci a degli scienziati, a persone che veramente studiano in prima persona quello che sta accadendo oggi. Non si tratta di una bufala, non si tratta di nessuna invenzione, è un dato di fatto e possiamo soltanto cambiare ora le cose, dopo sarà troppo tardi, quindi io credo che una maggior consapevolezza sia la chiave fondamentale per poter affrontare tutti i cambiamenti che stanno avvenendo adesso e che noi dobbiamo fermare, quindi dobbiamo riuscirci adesso. Un grido si è detto contro l'immobilismo, cioè contro chi fa finta di non sentire o che nasconde la testa sotto la sabbia, questo un po' a tutti i livelli, poi cercheremo di capire se a livello locale o nazionale, insomma qualcosa si muove. E chiudo questo primo giro di interventi con Viola, credi che poi, lo diremo, siete stati anche poi ascoltati, come pure l'ultima volta ad esempio dell'amministrazione di Viareggio, una manifestazione come questa possa essere il là per costruire qualcosa di concreto, vedi all'orizzonte qualche risposta? Allora, sicuramente manifestando noi cercheremo di ottenere qualcosa, appunto è uno dei mezzi che insieme chiaramente al colloquio con l'amministrazione comunale stiamo cercando di intraprendere. E sì, la manifestazione è molto importante proprio perché, come diceva prima Giorgio, il numero delle persone che sono a manifestare appunto ci fanno capire quanto sia un'emergenza non soltanto per pochi ma per tutti, per tutta la cittadinanza di Viareggio, per tutta la cittadinanza appunto, per tutto il mondo. Mentre eravate a sfilare avete ricevuto anche qualche critica, magari qualcuno scettico che pensava che volevate solo saltare scuola? Allora, personalmente io no, però comunque ho visto, ho sentito varie persone che anche magari sul social hanno sempre tirato fuori diciamo questa argomentazione. È una cosa che succede molto spesso, però possiamo comunque rispondere con le nostre valide argomentazioni e far capire che per noi è molto di più. Perché come diceva Greta una volta, cosa andiamo a fare a scuola se il nostro futuro non è garantito? Questa è la risposta naturalmente più efficace. Allora, dopo questo giro di interventi di questo gruppo di ragazzi che è con noi stasera, Fridays for Future Versilia, arrivo dal professor Rossana Ercolini, investe qui forse più di professore di scuola ad ascoltare ragazzi che con così tanta determinazione portano avanti queste idee. A lei, più che prima ancora che come esperto di naturalmente ecologia, clima e soprattutto di rifiuti zero, come diremo, che effetto ha fatto vedere questa mobilitazione così genuina, credo che posso permettermi di dire, sul nostro territorio, Lucca, Versilia e in tutto il mondo, insomma. Ma è un bellissimo effetto, commovente che le nuovissime generazioni, perché qui non stiamo parlando del 68, il 68 era soprattutto un movimento di studenti, nacque alla Sorbona di Parigi, quindi di un'età giovani ma non giovanissimi, adesso sono i ragazzi, sono addirittura i bambini e io l'avverto in qualità di maestro elementare, avverto che si è abbassata la soglia della percezione, probabilmente questa è la mia lettura, cioè a livello viscerale i ragazzi percepiscono che forse per la prima volta nella storia umana rischiano il futuro. Ecco, questo probabilmente è il motivo che sta portando tanti ragazzi in piazza e devo ringraziarli,
perché lo stanno facendo in modo argomentato, brillante, colorato, pacifico, non strumentalizzati al momento. Quindi se riusciranno a portare il mondo degli adulti a evitare fratture, io credo che sarà l'inizio della rivoluzione ecologica. Vediamo alcune immagini, tra l'altro, delle altre manifestazioni in giro per il mondo. Ricordiamo che era la terza volta in cui i ragazzi scendevano in piazza, ora a fine settembre, già a marzo e poi a maggio. Volevo, prima di fermarci per una prima pausa, chiedere a Ercolini se intravede il rischio che qualcuno, appunto lo accennava lei, mistifichi, strumentalizzi, oppure insomma ci sia il rischio di inciampare in tutta questa eco che si è creata adesso, perché poi non è facile gestire, no? Così tanta ondata mediatica e di interesse. Ma il rischio c'è, però il movimento è partito in modo talmente universale, non è un movimento win-win, o vinciamo tutti o perdiamo tutti, interpreta bene la sfida mondiale, la sfida globale che abbiamo di fronte a questa sfida, faziosità, strumentalizzazioni, sono piccole cose, ovviamente sta anche alla crescita di questo movimento, termini culturali, di autogestione, confermare, però le premesse sono assolutamente ottime. Ovviamente sta un po' anche agli adulti stare un passo indietro, anche quando ci fossero, tra virgolette, eventuali errori, perché poi si cresce sbagliando, evitando di andare a fare quelli che hanno vissuto 10 vite e che quindi vanno a aiutare i ragazzi in modo paternalistico. Che questo movimento prenda davvero la guida, devono essere i giovani, d'altronde è a rischio il loro futuro ed è giusto che siano i giovani a guidare questo percorso di rivoluzione ecologica. E poi di rivoluzione ecologica parleremo naturalmente, visto che ha affrontato il tema ancora in una sua pubblicazione, ne parleremo magari più avanti nella trasmissione. Intanto ci fermiamo per una prima pausa e poi subito dopo ci ritroviamo insieme e cominciamo anche a affrontare altri temi sul piatto, ovvero quello che si può fare, quello che è stato promesso già sul territorio e quello che in realtà è già stato fatto, perché alcuni passi sono già stati compiuti in quella direzione. Pochissimi istanti di pausa e torniamo tra pochissimo. Di nuovo insieme, ben ritrovati, seconda parte di Botta Risposta, questa prima puntata della nuova stagione dedicata al future, ma soprattutto alla battaglia ambientale per la difesa del pianeta che portano avanti in tutto il mondo e naturalmente anche qua in Versilia, sul nostro territorio provinciale. In apertura abbiamo subito visto e mostrato la manifestazione di una settimana fa sostanzialmente, come dicevamo poco fa insieme ai nostri ospiti, è il momento però di focalizzarci su quello che si può fare adesso e quindi sulle proposte che i ragazzi del movimento hanno dato al le istituzioni. Io partirei dunque ascoltando questo servizio della collega Silvia Toniolo con alcuni punti che sono stati fissati proprio con l'amministrazione comunale di Viareggio. Sentiamo. Chiedono risposte alla politica a partire da quella locale, Viareggina. Un primo passo importante, ne sono convinti i giovani del Fridays for Future, per contribuire ad attivare una catena ambientale virtuosa e per sensibilizzare sempre di più i cittadini. Ecco perché le migliaia di ragazzi che hanno animato le strade di Viareggio con un corteo pacifico e festoso partito da Piazza Mazzini hanno raggiunto alla fine il comune. Tra cori e striscioni hanno chiesto impegni concreti all'amministrazione del Ghingaro, come l'estensione del plastic free agli edifici comunali e l'aggiornamento del regolamento sul verde con la tutela delle aree boschive, nell'attesa che venga approvata la dichiarazione di emergenza climatica. Un obiettivo, spiega la presidente della Commissione Ambiente Gloria Puccetti, che il comune sta portando a termine proprio attraverso un percorso condiviso con i ragazzi. Abbiamo già anche preparato una mozione che dichiara lo stato di allerta climatico, non l'abbiamo ancora portata in consiglio comunale perché i ragazzi che stiamo vedendo in commissione ambiente hanno presentato dei punti, no, per personalizzare questa mozione proprio per il comune di Viareggio. Sono punti molto importanti, alcuni dei quali poi di cui il comune si è già fatto promotore, come il plastic free, cercare di eliminare la plastica ovunque. Le tempistiche sono veloci nel senso di inserire i punti che loro richiedono all'interno della mozione, poi ci vorrà il tempo
abbastanza lungo degli apparati comunali per portarle a compimento. Per esempio le cassine dell'acqua, credo che a ottobre, fine ottobre partirà la gara, quindi siamo quasi addirittura d'arrivo. E queste sono le parole di Gloria Puccetti, esponente dell'amministrazione comunale. Riparto da Viola, una delle studentesse e degli studenti insieme a noi stasera in trasmissione. Siete arrivati a questo punto d'incontro, no? Uno dei momenti più concreti forse, no? Di tutto il percorso, e già nel servizio abbiamo sentito alcuni punti. Intanto, ecco, questo confronto come sta andando avanti? Allora, questo confronto è nato dopo la seconda manifestazione del 24 di maggio, quando il sindaco ci ha ricevuti e poi ha inoltrato le nostre richieste alla Commissione Ambiente. Da lì abbiamo iniziato un percorso con la Commissione Ambiente, con Gloria Puccetti e con altri rappresentanti comunali. Noi abbiamo fornito i nostri punti, le cose che ci sembravano più adatte da attuare sul nostro territorio. Abbiamo fatto fino ad oggi 3 incontri. Appunto vogliamo che la mozione di emergenza, la dichiarazione quindi di emergenza climatica, sia quanto più adeguata al nostro territorio, quindi vogliamo inserire dei punti che possono essere attuati, proprio per non far rimanere la mozione semplicemente su carta, ma attuarla, come possiamo vedere nel plastic free, estenderlo a tutti gli edifici comunali, nelle casine dell'acqua che dovrebbero entrare appunto a far parte delle scuole, oppure per esempio anche nella tutela del verde. I punti sono vari e noi appunto speriamo che l'attuazione sia il più veloce possibile e che si possa attuare, insomma. I tempi, naturalmente, come certo. Ha detto Gloria Puccetti, sono quelli un po' dell'apparato burocratico e politico, no? Di un comune medio piccolo, insomma, lasciamo stare le definizioni, ma come Viareggio, quindi immaginiamo anche su scala nazionale, studenti più grandi, quanto possa essere impiegato. Appunto, punti importanti che avete presentato, alcuni già appunto recepiti dall'amministrazione comunale, altri sono stati proprio illustrati e presentati da voi. E torno da Giorgio Silicani, un altro studente con noi questa sera, per capire quali sono i punti su cui volete insistere di più e che vi sembrano più importanti. Beh, sicuramente il punto su cui stiamo insistendo di più attualmente è quello della tutela del verde urbano. Abbiamo visto che Viareggio ultimamente ci sono stati molti abbattimenti di alberi, abbiamo una tutela del verde che in molte zone scarseggia rispetto al passato. Abbiamo chiesto spiegazioni di questo al Comune e ci è stato risposto che è fondamentalmente una questione economica e di errori del passato, però questo non deve essere secondo noi una scusante per rallentare questo percorso che è necessario, perché ricordiamo che la tutela del verde e il patrimonio arboreo delle città è lo strumento principale e il più economico probabilmente che le città hanno per tutelarsi dal cambiamento climatico. Quindi basta capitozzature, più tutela del verde, una maggiore responsabilizzazione per quanto concerne le pinete, perché Viareggio abbiamo la grande fortuna di avere un patrimonio inestimabile, così come Pisa, Vecchiano, Massarosa, che fanno parte dell'ente parco, e anche su questo punto ci stiamo lavorando, stiamo cercando di approfondire il tema attraverso vari incontri che inizieremo tra l'altro martedì. Quindi la posta in gioco è alta. Quello che chiediamo sicuramente al Comune di Viareggio è di farsi portavoce all'interno della Versilia come comune promotore, come comune più verde che riesca con la sua forza, perché poi storicamente Viareggio è un comune forte anche politicamente all'interno della Versilia, portare avanti e farsi capofila di questo percorso che è necessario sicuramente. Bene, Rossano, Ercolini, ascoltando tutti questi punti che vengono elencati, verrebbe da chiedere insomma se c'è una scala di quelli che risultano più efficaci immediatamente o meno, più in generale se la dichiarazione di emergenza climatica effettivamente poi serve a qualcosa o è più uno spunto politico per un dibattito nazionale. Cosa ne pensa? Ma intanto sì, è un segnale, la direzione che dobbiamo seguire. Al di là di quelli che potranno essere i tempi attuativi, i dettagli, però fare i conti con le vere emergenze ambientali che sono l'emergenza climatica, l'eccessiva impronta ecologica e i consumi che necessitano, se dovessero essere scalarizzati su tutto il pianeta, 2 pianeti e mezzo, se consumassero come tutti gli americani 4 pianeti. Ricordiamo che a luglio, al 26 luglio, il pianeta ha esaurito le risorse
di un anno, quindi noi siamo in rosso, è come se avessimo un conto in banca e noi stiamo prelevando dal debito, c'è un debito ecologico immenso, quindi segnalare questi problemi e poi abitare gli spazi stretti che ci sono, non è facile trovare le soluzioni, sono soluzioni per tanti aspetti inediti, però l'importante è focalizzare e indirizzare tutte le migliori energie delle comunità, delle società politiche, dell'economia in quello, con quello scopo. Se il messaggio passa, le soluzioni le troviamo. Se non passa, il problema del futuro effettivamente è un problema all'ordine del giorno in termini appunto problematici. Senta, lei è stato uno dei primissimi in Italia a professare la strategia rifiuti zero, uso questo termine professare proprio perché inizialmente era un caso isolato, poi per fortuna le cose sono cambiate, adesso è stata abbracciata da moltissime amministrazioni a tutti i livelli. Sul caso Viareggio sappiamo dichiarato l'obiettivo rifiuti zero con ambizione, alcuni passi effettivamente sono stati fatti, diversi. Secondo lei, ecco, siamo andati nella direzione giusta, ci sono ancora diverse cose che devono andare al loro posto, a che punto siamo? Ma sicuramente si deve far sempre di più e sempre meglio. Rifiuti Zero dice: noi siamo felici ma mai soddisfatti, quindi bisogna vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, se no poi ci rilassiamo, ci impigliamo. Certo, glielo chiedo anche come coordinatore del centro Rifiuti Zero, certo. No? Di Capanno, di avanguardia del settore. Però bisogna dire che risultati sono stati raggiunti, al di là dei numeri percentuali della raccolta differenziata, che comunque sono importanti, tenendo conto che Viareggio è un comune che ha un picco turistico elevatissimo, che quadruplica praticamente il numero degli abitanti che vivono almeno 15-20 giorni, per 3 mesi e mezzo insomma. La popolazione aumenta in modo impegnativo e non è facile in questi comuni riuscire ad ottenere un 71%, mi sembra che gli ultimi dati segnalano. Siamo su questa cifra, sì. Ecco, quindi abbiamo superato, cioè Viareggio, io mi sento parte perché ho contribuito con Giorgio Del Ghingaro, con l'assessore, con Gloria Puccetti, alla dichiarazione dell'obiettivo rifiuti zero, aver già superato il 65%. Per una città che comunque è importante a livello nazionale, insomma per il turismo che rappresenta, anche perché rappresenta per esempio il Carnevale di Viareggio, che è stato oggetto di un progetto pilota per sostituire il flatting tossico, comunque inquinante, con il vetro liquido, che sta dimostrando anche a livello artistico di poter portare agli stessi risultati, evitando però di utilizzare sostanze tossiche. C'è stata poi la messa al bando delle plastiche anche nel circuito del Carnevale sulle spiagge. E adesso l'impegno dell'amministrazione, proprio adesso a metà di ottobre, partirà ufficialmente l'istituto per le alternative alla plastica, praticamente è il primo nell'area mediterranea di questo tipo, lavorerà attorno ai problemi dell'inquinamento dei mari, in particolar modo da inquinamenti da macroplastiche e microplastiche, cercherà di coinvolgere tutto il bacino che va dalla Liguria fino all'università, agli istituti di biologia marina di Livorno, il CNR di Lerici da un lato e il CNR di Pisa dall'altro, quindi promuovendo un lavoro molto interessante a budget quasi zero. Si può ottenere grandissimi risultati senza sprecare denaro pubblico, anzi la sfida è questa, dimostrare che quando c'è concentrazione di buone pratiche, di buoni motivi, di ragioni, risorse umane all'avanguardia, i risultati sono inversamente proporzionali in senso positivo ai soldi che si spendono. Si può fare ottimamente con pochi soldi. Misure come quelle che abbiamo citato già in atto, come appunto un carnevale plastic free, spiagge plastic free e altre iniziative simili, viene da chiedersi se poi arrivino effettivamente all'obiettivo. Prima di fermarci, visto che abbiamo le ragazze qua con noi, volevo chiedere a Diletta, da cittadina, da studentessa, insomma dal tuo punto di vista, se ritieni che ad esempio queste misure o la spinta sulla raccolta differenziata
alla fine venga recepita sia da chi ha la tua età che magari anche da chi invece ha qualche anno di più, insomma le generazioni più avanti che sono forse anche loro più in difficoltà con, pensiamo a un porta a porta o misure di questo genere. Sì, sicuramente forse dai ragazzi della nostra età sono recepite ancora di più perché siamo più all'avanguardia, perché comunque sia riguarda il nostro futuro, quindi ci sentiamo in prima persona coinvolti. Io spero che piano piano arrivi anche agli adulti, che comunque sia sono le generazioni che purtroppo hanno creato maggiormente questo danno, e spero che adesso capiscano che sono loro anche a doverci aiutare insomma, ad andare avanti. E sicuramente però serve anche un impegno da parte nostra come cittadini nel nostro piccolo ecosistema, nella nostra famiglia, di riuscire a magari ridurre il consumo di alcuni prodotti, di scegliere anche il prodotto giusto che troviamo sugli scaffali, e che comunque sia dobbiamo anche riuscire a capire qual è il processo che ha portato il prodotto agli scaffali, quindi se ha un impatto ambientale significativo o no, e quindi anche come consumatori dobbiamo riuscire a fare delle scelte che rispettino l'ambiente. Ecco, per capire, visto che è stata una rivoluzione quella della raccolta differenziata e per le vecchie, passatemi il termine, generazioni, è stata faticosa, per chi invece ha la vostra età, la tua età, è stata una cosa più naturale, più facile farla? Sì. Quindi che sia ormai entrata nel DNA? Sì, io credo che sia tutta una questione ovviamente di cambio di abitudini. E noi giovani appunto forse è una cosa che abbiamo ancora più dentro perché ci siamo abituati appunto da più prima rispetto agli adulti che ormai diciamo hanno una certa impostazione, quindi per noi forse è anche più facile. Allora, parleremo poi di come tutto questo movimento Fridays for Future a livello globale, ma anche a livello nazionale in Italia, abbia stimolato interventi anche dal punto di vista del governo, che si appresta a varare anche un decreto clima. E poi parliamo tra pochissimo anche di come si possa analizzare la situazione climatica sul nostro territorio. Ma ci fermiamo per una brevissima pausa e torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati a Botta Risposta, cambiamenti climatici dunque e proposte e misure che possono essere messe in campo dai governi o dalle istituzioni locali. Poco fa abbiamo sentito insieme ai ragazzi del Fridays for Future Versilia quelle misure proposte e sostanzialmente accolte, vedremo poi quando saranno messe in campo dall'amministrazione di Viareggio. Ma il grande movimento che c'è stato la settimana scorsa su scala italiana e globale ha sicuramente stimolato anche l'azione dei governi, anche europei. Ricordiamo la Germania in queste settimane ha varato tutto un sistema di misure per 100 miliardi per incentivare iniziative al rispetto dell'ambiente e disincentivare le emissioni di CO2, e in Italia allo stesso tempo adesso il governo con il ministro Costa sta elaborando il cosiddetto decreto clima, quindi anche un decreto con tempi di urgenza, in tempi si intende brevi, per introdurre misure ad hoc. Peraltro sempre in questi giorni circolano le immagini simbolo del cambiamento climatico sullo scioglimento, questo non so se è il termine più adatto, ma insomma rende bene l'idea del ghiacciaio del Monte Bianco con i rischi per la Val Ferret. Ecco, ne vediamo anche alcune immagini che ormai sono diventate molto note, vediamo insomma anche aggiornamenti quotidiani per capire il distacco in centimetri al giorno di questi blocchi di ghiaccio sulla vetta più alta d'Europa. Ecco, tutto questo, il movimento Fridays for Future, questo, ecco, vediamo appunto quello che sta accadendo sul Monte Bianco e su altri ghiacciai alpini, hanno spinto anche il governo italiano finalmente ad intervenire con urgenza. Riparto da Rossano Ercolini, misure che si sono capite, insomma, che sono state anticipate in maniera ancora un po' nebulosa, come il bonus sulle rottamazioni auto, il rinnovo dei mezzi pubblici, misure economiche per i rimboschimenti, potenziare le procedure di via per le discariche, per gli impianti, insomma. È la strada giusta, secondo lei? Cioè, finalmente? L'approccio in generale sembra di un governo che su questi aspetti è sensibile. Bisognerà poi vedere nel dettaglio cosa in concreto avrà la priorità, perché per esempio sicuramente il problema del verde, il problema del piantare alberi, del non sprecare suolo naturale è centrale, oltre a quello di sostituire
le energie fossili con altre energie, soprattutto attraverso i risparmi energetici, perché il problema non è sostituire, noi non abbiamo bisogno della medesima energia che usiamo in questo momento in cui l'economia è finalizzata all'usa e getta. Quindi dobbiamo applicare una terapia, applicare un exit strategy graduale dall'usa e getta e anche commisurare l'energia necessaria, che sarà sempre in quantità minore, a quel tipo di percorso. Quindi probabilmente sarà importante, per esempio, noi stiamo aspettando, io ho già avuto un incontro con Costa quando si insediò nel primo Conte, nel primo governo Conte, adesso dovremmo essere convocati per il secondo incontro, spero che ci sia una consultazione prima che la legge vada in approvazione, una consultazione a partire dai ragazzi del Friday for Future, ma anche coinvolgendo le associazioni ambientaliste, il mondo economico, perché occorre un grande processo di riconversione ecologica dell'economia. È l'ecologia lo schermo attraverso il quale vedere da oggi in poi l'economia e non viceversa. Non è facile, è una sfida, è di nuovo una rivoluzione, però è quello che dobbiamo fare. Le scelte di dettaglio, le priorità che verranno assunte, anche perché i soldi non ci sono per tutto, andranno fatte con grande competenza e con grande apertura intellettuale. Quindi coinvolgimento della base, insomma, delle forze che sono sul campo e anche appunto dei ragazzi che hanno offerto questo spunto con Fridays for Future. Tra l'altro, torno da Giorgio, come movimento a livello nazionale è stato già annunciato un presidio di fronte al Ministero dell'Ambiente, è stato annunciato in queste ore e dovrebbe svolgersi, insomma, proprio in questi giorni, per puntualizzare, insomma, che l'attenzione del movimento è forte proprio in questa fase politica. Sì, l'attenzione del movimento, come ormai penso abbiamo capito, è quella di uscire da quest'ottica, questa corsa sfrenata verso che cosa? Di fermarci a volte e chiederci verso che cosa stiamo correndo, se quello che stiamo facendo, se questa corsa è l'impazzata verso una crescita costante, questa attenzione quasi maniacale al PIL, sia veramente ciò che ci rende felici, forse ci sta rendendo contenti e non tanto felici. Perché chiediamoci grazie a chi, grazie a che cosa, a costo di quali danni ambientali, a quali ingiustizie tra nord e sud del mondo, ingiustizie anche all'interno delle nostre società, stiamo pagando tutto ciò che abbiamo. Tutto questo usa e getta di cui anche il professor Ercolini ci sta parlando viene da qualche parte, e se in Italia sfruttiamo il triplo delle risorse di quante ce ne sarebbero attualmente sul nostro suolo, vuol dire che queste risorse vengono prese, rubate quasi, a scapito di qualcuno, a scapito dell'ambiente, a scapito di altre popolazioni. Quello che chiediamo quindi è una maggior razionalità nella crescita, se vogliamo parlare così, e forse a questo punto non si può neanche più parlare di crescita, ma queste sono risposte a cui i politici devono rispondere. La green economy, lo stiamo vedendo adesso, sta fallendo, perché forse, e dico forse, poteva andare bene 50 anni fa, oggi è anche troppo tardi per la green economy. Per questo capitalismo verde, dobbiamo uscire dall'ottica capitalistica, di questa produzione a costo della produzione. Ercolini condivide questo pensiero? Sì, lo condivido, prima di tutto per il taglio, nel senso che non è un intervento che entra nelle alchimie degli schieramenti politici, per cui devi sempre misurare le parole, sembra che se ti affaccia alla finestra il cecchino dalla parte opposta ti spara. Smettiamo di parlare d'altro. La questione ambientale è la madre di tutte le questioni planetarie. Quindi la politica prima di tutto deve affrontare de viso questo problema. In Italia si è sempre parlato d'altro. Finalmente si comincia a percepire che prima di tutto quale economia vogliamo? Un'economia ecologica. Quale tipo di consumo vogliamo? Un consumo che sia condivisibile, che non impatti la natura, che non impatti la rigenerazione delle risorse. Relazioni sociali vogliamo? Relazioni di competizione estrema o di condivisione e di solidarietà? Che rapporto con i suoli vogliamo?
un rapporto che non offra un ulteriore fianco alle tragedie che per esempio ci furono in Versilia, qualcuno se l'è scordato, ma alcuni poco più di un decennio fa, le alluvioni, questi fenomeni che creano poi disastro anche nella spesa pubblica. Se questo vogliamo che non avvenga più, ci vuole un'operazione di carattere che deve riguardare le leadership politiche, guardare di qui a 30-40 anni, non di qui al mio mandato. Ecco la metastasi che ha colpito la politica italiana, non riuscire a vedere il futuro. Questi ragazzi stanno dimostrando che la politica d'ora in avanti deve pensare e guardare con gli occhi del futuro. Il suo intervento si inserisce in realtà in un'iniziativa che è in corso proprio in questi giorni. Ora vedremo cosa farà il governo, come diceva lei, il ministro, su questo decreto sul clima, ma il prendere di petto la questione climatica da parte dell'istituzione a livello locale, qualche passo è stato fatto, tant'è che proprio in questi giorni è in corso in Versilia, patrocinato dai comuni da Forte dei Marmi a Viareggio, ma anche Massa, Carrara e Vecchiano, quindi proprio tutta la costa, il workshop internazionale sull'acqua, cambiamenti climatici e come il surriscaldamento globale ha generato effetti negativi, naturalmente non positivi, sulla gestione del ciclo dell'acqua in un territorio, ricordava proprio lei, Ercolini, molto fragile, lo ha dimostrato vent'anni fa per l'esattezza nel 96, quella terribile alluvione dell'Alta Versilia che costò la vita, ricordiamo, a 14 persone. Quello è solo un esempio che ha spinto le istituzioni a fare squadra e a riflettere. È ancora in corso proprio in questi giorni a Villa Bertelli, lo sarà poi in fase conclusiva alla GAMC di Viareggio, e vorrei sentire, c'è un comitato scientifico naturalmente, perché sono chiamati esperti dalle università un po' di tutto il mondo, dall'Australia, dall'America dal Giappone, l'intervento del coordinatore del comitato scientifico del workshop internazionale di Forte dei Marmi, il professor Mauro Rosi, che ai nostri microfoni, sempre della collega Silvia Tognolo, ha in un breve intervento appunto citato la situazione attuale. Poi sentiremo anche un altro intervento. Intanto vorrei ascoltare il professor Mauro Rosi dell'Università di Pisa. I cambiamenti naturalmente sono avvenuti, avvengono a scala globale, hanno ripercussioni anche sul nostro territorio, quindi ci sono stati dei cambiamenti. Questi cambiamenti sono soprattutto consistiti in una modalità diversa con cui sono avvenute le precipitazioni, cioè abbiamo più eventi di tipo estremo quando ci sono piogge molto concentrate, che quindi producono eventi anche di tipo alluvionale. È più difficile per l'acqua infiltrarsi nel terreno e quindi rimanere e alimentare le nostre riserve idriche. La maggior parte di quest'acqua la perdiamo perché si riversa direttamente in mare, quindi per noi in questo senso il cambiamento climatico è un qualche cosa che ci impedisce di usare appieno tutta l'acqua che proviene dalle precipitazioni. Beh, i fenomeni estremi sono una espressione di questo, sono in qualche modo agiscono come un processo che si autoalimenta, quindi più eventi estremi ci sono e più il sistema è complessivamamente destabilizzato rispetto al suo equilibrio normale. E effettivamente, da quello che sta emergendo nel corso del convegno, quello che si vede è che non ci sono stati negli ultimi decenni dei cambiamenti significativi nella quantità totale delle precipitazioni che noi abbiamo ricevuto. Quindi non vediamo delle ripercussioni sostanziali da questo punto di vista. Sappiamo che in altre regioni della Terra le precipitazioni si stanno riducendo, ci sono dei processi di desertificazione in atto e non abbiamo, diciamo, segnali di questa tipologia da noi. Quindi cambiamenti in un certo senso sì, nell'altro no, la quantità di pioggia che cade al suolo sostanzialmente non è cambiata, ma ci sono eventi estremi, cioè è cambiata la distribuzione. Quindi ricordava il professor Rosi che in questo cambiamento però ci perdiamo delle risorse idriche perché non si riesce a trattenerla sul terreno, quindi in pratica sprechiamo acqua a causa di questi eventi estremi. Viola, Diletta, come chiedo a voi, insomma, ascoltare con parere del genere che si riflette direttamente sul nostro territorio, cosa vi fa riflettere, insomma, su quale aspetto vi ha colpito di più?
Sì, sicuramente il fatto che sarebbe utile e necessario agire prima che ci siano eventi estremi, quindi riuscire a prevedere il futuro ed evitare che avvengano catastrofi o cambiamenti climatici veramente drastici, quindi cercare di prevenire. In realtà qualche cambiamento si è visto, io credo, no? Anche sì. Sul nostro territorio la sensazione popolare, insomma, che forse non è quella scientifica, è che si verifichino, insomma, eventi calamitosi, non sempre gravissimi, ma insomma abbastanza frequenti, no? Chiaramente, sicuramente, come veniva detto nel video, l'acqua è una delle cose più importanti. Giusto appunto dovremo preservarla e risparmiarla anche, giusto appunto. Le calamità che avvengono sul nostro territorio per adesso sono, come dire, limitate, però questo non vuol dire che in un futuro potranno esserci eventi tanto più catastrofici. E una domanda del genere l'abbiamo posta al professor Leonardo Piccini dell'Università di Firenze, lo ascoltiamo tra poco, intanto ci fermiamo per un'ultima brevissima pausa, poi torniamo insieme e vorrei chiudere la riflessione con i nostri ospiti anche sulle prossime battaglie, prossimi passi da portare avanti. A tra poco. Ben ritrovati, ultima parte di Botte e Risposte, riprendiamo come dicevamo poco fa insieme da un intervento che ci offre uno spunto di riflessione estratto dal workshop internazionale sulla gestione dell'acqua alla luce dei cambiamenti climatici ed è il parere del professor Leonardo Piccini dell'Università di Firenze relativa ai cambiamenti che ci sono stati sul territorio apoversiliese. Sentiamo. Sì, i cambiamenti climatici chiaramente hanno un impatto importante che forse per quanto riguarda le risorse idriche al momento ancora non avvertiamo in maniera così sensibile, soprattutto in zone, come dicevo, come quella delle Alpi Apuane, della Riviera Versiliese, dove c'è un'abbondanza di risorse idriche, non è solamente una situazione critica. Quindi i cambiamenti climatici qui vengono percepiti più soprattutto sul fronte dei rischi legati agli eventi estremi, alle alluvioni, e saltuariamente magari a anni più siccitosi piuttosto al contrario a anni più piovosi. Non c'è ancora una perdita della quantità in termini quantitativi della risorsa idrica. Qui i problemi sono più che altro legati alla variabilità climatica, all'aumento degli effetti degli eventi estremi, insomma. Però sicuramente in altre regioni invece il cambiamento climatico previsione, in prospettiva, porterà a problemi di vera e propria carenza della risorsa idrica. Quindi in Versilia questo fenomeno è più lento proprio per la morfologia del territorio? Diciamo che è un fenomeno più attenuato, limitatamente, ripeto, al problema delle risorse idriche, perché, come dire, la Versilia ha le spalle grosse, insomma, ha un surplus idrico che di fatto consente, ovviamente sempre che la risorsa idrica sia ben sfruttata e salvaguardata, dicevo, consente di sopperire anche eventualmente a anni siccitosi o periodi di crisi. Ora, sul lungo termine queste cose andranno verificate, perché chiaramente noi non abbiamo difficoltà a fare proiezioni su tempi molto lunghi. Però dal punto di vista quantitativo la risorsa idrica della zona versiliese apuana, diciamo così, è piuttosto tranquillizzante. Dal punto di vista invece qualitativo l'attenzione deve essere elevata, perché qualsiasi tipo di attività umana certamente può avere degli effetti negativi. Quindi è inutile avere tanta acqua se poi quest'acqua non è utilizzabile perché è inquinata, detto in parole semplici. In Versilia si fa abbastanza o si può fare di più secondo lei per l'ambiente, quindi per contrastare questo fenomeno? Ma io credo che abbastanza in questo momento non si faccia da nessun posto se non in piccolissime realtà. Quindi direi abbastanza no, si può fare sicuramente di più, ci sono molte cose che si possono fare anche in tempi brevi e senza pensare a rivoluzioni, diciamo così, degli stili di vita, delle attività industriali, economiche e sociali. Cose che partono anche come si dice, dai comportamenti quotidiani di tutti noi. Certamente però è responsabilità di chi gestisce il territorio dal punto di vista amministrativo, da chi è legato da tutte le componenti delle attività economiche e industriali, di impostare un tragitto che sicuramente non sarà breve, non sarà facile, forse neanche indolore,
ma che abbia come obiettivo veramente la, come dire, l'attenzione e la salvaguardia dell'ambiente. Quindi l'acqua c'è in Versilia, addirittura un surplus, spiega uno degli esperti intervistati, ma va gestita bene, altrimenti se l'acqua è inquinata, come purtroppo a volte è accaduto e tuttora accade proprio sul nostro territorio, cosa ci facciamo con questo vantaggio che abbiamo? Bisogna cambiare gli atteggiamenti quotidiani da parte di tutti. Torno da Giorgio, siamo quasi in chiusura per un ultimo intervento, insomma è proprio un messaggio quello che dà anche un accademico in questo caso per scuotere un po' la coscienza, insomma direi che insomma, si coniuga abbastanza con certo. La vostra battaglia. Noi ci stiamo anche informando riguardo alla salinizzazione delle acque della Versilia, perché anche questo è un aspetto importante, che sì, c'è una riduzione, forse no, però può esserci un cambio di acqua, perché le nostre riserve idriche si muovono su certi equilibri che se vengono poi distrutti o vengono cambiati, anche la salinità delle acque può cambiare. Quindi potremmo avere poi tanta acqua, ma acqua inutilizzabile, neanche inquinata, proprio inutilizzabile perché è salata. Questo comunque è un aspetto su cui ci stiamo informando. Bisogna ricordarci che la Versilia è a rischio poi sempre più di inondazioni, perché con i cambiamenti climatici il livello del mare sale e quindi in una prospettiva di lungo termine, ma neanche così tanto lungo termine, potremmo avere, chi lo sa, non più un porto a Viareggio, ma un porto a Camaiore. Quindi è un rischio grosso anche per lo stesso fattore economico, se è questo che ci preme tanto anche su una questione economica è sicuramente un rischio molto grande, anche di qui a 20-30 anni potremmo avere degli allagamenti negli stabilimenti balneari, quindi se veramente questa è la nostra economia, sappiamo che le stagioni si fondano su questo, e non so, magari dovremmo investirci il quadruplo delle risorse di qui a qualche anno. Rossano Ercolini, prima di chiudere abbiamo sentito appunto la fotografia, la situazione sul piano idrico, però c'è anche l'appello appunto a cambiare le abitudini e questioni di comportamenti quotidiani per evitare no, che ne venga dispersa questo quantitativo. Insomma, quella rivoluzione ecologica forse che lei ha illustrato anche nella sua ultima pubblicazione, il libro che è uscito lo scorso anno. Sì, ascoltando insomma viene immediatamente presente che il nostro oro bianco è davvero qualcosa da difendere, si concentra nell'area puana, quindi il dibattito atavico, cavatori contro tutela naturale, le apuane vanno salvaguardate, sono un serbatoio idrico, quindi per carità di Dio io non voglio riaprire ferite mai peraltro sopite, però se questo movimento ha presente non i 5 anni, 10 anni che verranno, ma i 40, 50, 100 anni che verranno e la politica si mette in sintonia se non con le ere geologiche ma con ere storiche, oggi la sfida è questa, di riconvertire i territori, magari gradualmente, ma è all'ordine del giorno decidere se le apuane devono essere considerate una riserva idrica oppure da sfruttarsi tagliandole a fette in modo sconsiderato. Lei ricordava la sua pubblicazione Rifiuti Zero, 10 passi verso la rivoluzione ecologica, a che punto siamo, quanti passi sono stati fatti? Beh, io quando l'ho scritto non c'era questo movimento, no, non è certo stato originato dal mio libro. Comunque credo che la storia di Rifiuti Zero è una storia che dimostra che chi si muove a tutela del territorio, a tutela del futuro, non è uno sfigato, è un, tra virgolette, un profeta. Nella storia vincono i profeti, coloro che sanno vedere oltre la siepe. È venuto ovviamente perché probabilmente ci sono stati tutta una serie di elementi che si sono positivamente concentrati, ma è venuto fuori questo poderosissimo movimento che sta alla base della rivoluzione ecologica. Io ci ho messo una parola, poi i ragazzi la chiameranno come vogliono, il linguaggio è di tutti, ma io la chiamo così. Ci vuole un cambio di passo radicale nella gestione delle risorse naturali. Prima di chiudere, ragazzi, i prossimi passaggi, i prossimi step che compierete per portare avanti la vostra azione, sentiamo le ragazze di Letto Viola come volete. Allora, sicuramente continueremo il nostro dialogo con l'amministrazione comunale, cercheremo appunto di portare a termine questa dichiarazione di emergenza climatica. In più vorremmo organizzare vari diciamo laboratori nelle scuole proprio per andare a sensibilizzare i ragazzi più giovani
cercheremo appunto di portare il nostro contributo come cittadini attivi. Inoltre parteciperemo a varie iniziative qui organizzate sul territorio di piantumazione di alberi, che come prima diceva Giorgio è uno degli elementi più forti che abbiamo per contrastare il cambiamento climatico. Quindi per adesso questi sono alcuni punti che cercheremo di realizzare. Bene, quindi sarà un lavoro di squadra da portare avanti, sì, per esatto. Mettere a frutto tutto quello che avete raccolto in questi mesi, in queste settimane di attività. Noi ci dobbiamo fermare qua, siamo arrivati ormai al termine della nostra puntata. Io ringrazio davvero tutti quanti per essere stati con noi questa sera, per averci dedicato il vostro tempo, nella speranza insomma che il messaggio stimoli anche la riflessione nei confronti dei nostri telespettatori. Che ringrazio per averci seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Ringrazio per la parte tecnica Matteo Bertuccelli e Giampiero Pucci, la collega Silvia Toniolo. Appuntamento giovedì prossimo, sempre su Noi TV Canale 10 con Botta e Risposta. Buona serata.